Salve, buongiorno di nuovo a tutti. Sono di nuovo in compagnia di Mauro Coni. Ciao a tutti, grazie Francesco per quest'altro invito. Mauro Coni, filosofo, scrittore, musicista. Questo è il secondo incontro con Mauro. L'argomento che continueremo ad esplorare insieme è quello della filosofia sessuale, che è il tema di studi centrale per Mauro. Ci siamo resi conto che, almeno io me ne sono reso conto sicuramente, che il tema era vastissimo e che quindi nella prima puntata abbiamo potuto, come si dice in inglese, solamente fare uno scratch the surface. Sì. Intravederne semplicemente magari tanto potenziale, quindi oggi vediamo dove ci porta quest'altra conversazione, quest'altro dialogo non preparato. Sì, perché in effetti poi è anche secondo me attinente all'idea della filosofia sessuale, che ci sono forze molto più trascinanti della razionalità e che abbandonarsi ad esse con il controllo della situazione contemporaneamente non è male, anzi è quell'equilibrio, È forse. coerente con il tema. È coerente con il tema. Allora, io ho un punto di vista magari psicologico, essendo terapista di gruppo e sociale. Mi ricordo che nella prima puntata, quando ti feci la domanda come si pone la filosofia sessuale di Mauro Coni col sociale, la tua risposta era stata che dopo una fase iniziale in cui avevi provato a promuoverla attivamente, adesso ti sei limitato appunto a completare la pagina web, ma non c'è una promozione attiva. Dicevi la società forse non è pronta, o comunque la materia è destinata a rimanere di nicchia, anche non necessariamente per il fatto che possa essere tabù, ma anche perché di per sé tende a proteggersi, a nascondersi. Oggi sì, mi viene di continuare a guardare al sociale. Ecco, nonostante tu mi abbia già risposto che da parte tua magari non c'è. No, 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 invece è giusto, anzi, il momento che uno ne parla è un momento in cui c'è un desiderio di divulgare, quindi anche io sono d'accordo sul rimanere a questo tema di cercare il perché parlarne, quindi sono d'accordo. Bene, bene. Allora, parlavamo anche di mutualità, no? E tu mi dicevi non c'è niente di più mutuale dell'incontro sessuale tra due individui dove le tendenze, gli orgasmi migliori, gli incontri migliori, le alchimie migliori, le alchimie sessuali migliori tra due persone avvengono quando ci sta tanta affinità, tanta fiducia, tanto lasciarsi andare e tanto empatizzare appunto con capire dove l'altra persona voglia andare, cosa desideri, quindi proprio la mutualità. Da questo punto di vista, no, non voglio fare l'avvocato del diavolo, però magari all'inizio la pongo così. No, per esempio, abbiamo parlato erano esempi banali anche, no? Abbiamo parlato di una persona che può essere attratta dal piede di una donna, dai piedi delle donne. Abbiamo accennato al fisting, no? Quanto nella società di oggi, dove tutte le nicchie sono raggiungibili tramite una keyword search, no? Sì. Se tu vai in una app,
di incontri sessuali, no? Puoi fare, mettere nel keyword search fisting, e Sì. allora magari ti vengono, poi puoi anche magari assottigliarla e scegliere persone bisessuali a cui piace il fisting, Esatto, esatto. o persone di gender fluido a cui piace il fisting. Quindi se tu hai una certa, una particolare, come la vogliamo chiamare? Perché mania, Predilezione, predilezione. predilizione, la keyword search ti fa mettere in contatto magari con 17 persone, tra queste tre ti rispondono e poi vai a fare un bell'appuntamento con queste tre. Sì. Non voglio dire se la cosa possa scadere Sì, può sicuramente. scadere nel keyword search. Sicuramente, nel bene e nel male però. Nel male, nel senso che potrebbe essere un rapporto superficiale dato solo da questa unione di predilezioni. È positivo che magari grazie al keyword search trovi un partner con cui fare il gioco che tu vorresti fare. Quindi, come al solito, le cose hanno una doppia faccia, i social network hanno una doppia faccia. È tutto così, insomma, tutto a due facce, perciò non puoi neanche stabilire cosa è bene, cosa è male. Diciamo che è il massimo vantaggio di quest'epoca, ma anche potrebbe essere l'impoverimento di quest'epoca. E comunque tu ti metti in contatto con persone che vogliono fare per esempio il fisting, però non è detto che a livello psicologico, caratteriale, riusciate a essere compatibili e che poi avvenga realmente un incontro sessuale e che una volta che avvenga sia soddisfacente. Quindi sì, quello è la possibilità di un contatto, ma ci sono tanti parametri che poi vanno a finire a seconda dell'individuo. Ci sono persone che hanno più un lato animalesco, diciamo, pronunciato, in cui la sessualità è un atto così di liberazione. Ci sono persone che sono più mentali, ci sono persone che devono essere coinvolte anche a livello emotivo, affettivo, e persone che uniscono tutto questo. Quindi non è solo la pratica in comune, sono anche altri fattori che poi creano la complementarità. Io sono anche terapista di coppia e faccio dei workshops, quindi dei gruppi. I workshop sono dei gruppi a tema, quindi parlo di gruppi dove il tema è o la coppia o la relazione. Però ci sono anche persone che partecipano, che magari fanno parte di gruppi di poliamore, mi pare che si dice in italiano, no? Di poliamore. Molto interessante, ci sono magari invece persone di origine indiana, che molto interessante nella cultura indiana, anche dopo la seconda generazione, terza generazione nel Regno Unito, tendono a rimanere molto legati alla propria cultura. Penso che in questo qui solamente la cultura ebraica è paragonabile alla cultura indiana, nonostante siano molto diverse. Questo lo riscontro poi anche magari nella terapia individuale con persone indiane. L'universo sociale, l'universo spirituale, l'universo proprio psicologico di una persona indiana. La maggior parte delle volte ci sono anche persone che si ribellano o che non si riscontrano Certo. con la loro tradizione, però si rivolge nel loro universo, ci sta sempre la famiglia. La maggior parte delle persone stanno bene all'interno di quel contesto tradizionale, per come la vedo io. Vedo le persone invece magari
britanniche bianche classe media, no? Adesso sto generalizzando molto, no? Che sono quelli che stanno portando più avanti la frontiera del poliamore, dell'esplorazione, proprio che come la cultura di un popolo, no? Io vedo insomma appunto la cultura anglosassone come il liberalismo, l'individualismo, è ancora sono at the forefront di nella frontiera proprio a spingere sempre di più la frontiera dove si può spingere l'individualità ma la cosa interessante è che proprio a livello dell'universo psicologico, essendoci pochissima famiglia, magari nei contesti della persona britannica di classe media, bianca, ti senti solo nel mondo e questa voglia di creatività, di espressione, cioè la sublimazione di quello che è la famiglia, che magari non hai mai sentito sulla tua pelle perché i tuoi genitori magari erano appunto anche loro individualisti e erano e nel bene e nel male non hai mai sentito quel focolare domestico, e porta tutto nell'espressione della propria libertà. Sei tu nel mondo e quindi i legami magari sì, ho capito. Sessuali, mi sto dilungando, vai. No, cercavo di mettere insieme tutte le tessere del puzzle. Sì, sicuramente libertà, bisogna vedere se c'è anche un appagamento, perché tu puoi essere libero di usare tutti, perché alla fine poi è libertà di usare gli altri, quando tu fai solo sesso in maniera programmatica, avendo deciso che non c'è di mezzo un desiderio di una progettualità familiare, eccetera, bisogna vedere se sei tu appagato, perché anche se la tua cultura attuale ti pubblicizza l'individualismo, la vita sentimentale disimpegnata, se tu come natura invece hai quell'istinto, no? Vuoi diventare genitore o non lo so, insomma, vuoi una relazione stabile, quindi non ti basterà, non sarai felice, perciò magari riguarderà una fase giovanile della tua vita e poi prima o poi rientrerai nel seno della cosiddetta maggioranza. Quindi non lo vedo come un pericolo, lo vedo come una fase di sperimentazione, che di solito appunto è in quella fascia tra i 15 e i 30, e invece per alcuni dura sempre, alcune persone restano single perché hanno questa... quest'anima proprio libertaria al 100%, e quindi scelgono di rimanere single pur sapendo che non saranno mai genitori, mettendolo in conto in qualche modo. Quindi rimane sempre anche qui, con questa analisi che tu hai fatto giustamente della società, no? Rimane anche qui una questione di scelte individuali. Le persone romantiche, le persone che vogliono stare in coppia, le famiglie sono qualcosa, secondo me, di così potente e radicato che nessuna cultura decadente come la nostra, perché giustamente lo è, può fermare questa cosa. Questa è la mia idea in breve. Cioè io tendo sempre a vedere entrambi i lati, e quindi alla fine una cosa ne significa anche un'altra. Cioè Herman Hesse diceva: va bene parlare di verità purché ci ricordiamo che ogni verità contiene anche il suo opposto, e quindi automaticamente non c'è una verità che esclude qualcos'altro. Sono compresenti una serie di fenomeni i più vari, come all'interno di una società ci sono le situazioni individuali più varie. C'è la coppia, c'è la famiglia, c'è il bisessuale, c'è lo scambismo, ci sono le orge, c'è la castità. C'è di tutto. Sì. Anch'io non avevo giudizi di valore. Mi affascina il fatto che determinate culture spingano
i trend e quindi la frontiera in determinate direzioni, altre magari più conservino la propria tradizione, ripeto, ho grandissimo rispetto per la cultura indiana, ebraica e anche quella giapponese, che forse sono quelle più orgogliose delle proprie origini. E come dicevi tu, ecco, sì, l'universo sociale è sia le diverse culture, dove spingono le diverse culture, ma anche gli orientamenti sessuali, perché anche i movimenti di poliamore, scambismo, orge, fetish, sarebbero stati molto, molto meno incisivi senza la presenza di gay, trans, bisessuali. Quindi diciamo che io vedo appunto la diversità anche genetica umana trainare determinati movimenti, e poi persone che magari che si sono viste più convenzionali magari si imbattono in questi movimenti e dicono ah, mi sento più libero, mi sento più libero all'interno di questi movimenti, perché innanzitutto all'interno di questi movimenti posso fare delle esperienze con persone che hanno dei valori e delle tendenze simili alle mie, e poi sicuramente non vengo guardato dall'alto verso il basso. Sì, io non sono, come si dice, un grande supporter di tutta questa movimento, adesso dico una cosa proprio che attirerà gli strali, il movimento LGBT eccetera, perché non mi piacciono i movimenti e non mi piacciono i gruppi. A me piace l'unicità sessuale, non il gruppismo sessuale. Non mi piace la definizione gay, bisessuale, mi sembrano solo etichette. Ogni individuo è unico, quindi già che tu mi affibbi la parola gay, mi hai unito ad altri 1 miliardo di persone? No, quindi non c'è bisogno di parole, per me questa è la mia opinione, non c'è bisogno di etichette, non c'è bisogno nemmeno di simulare la famiglia o simulare il matrimonio. Se io sono omosessuale o bisessuale, sono felice di esserlo, non ho bisogno di un riconoscimento da parte della società, però questa è la mia idea, che va sempre nella direzione dell'unicità. Alla fine a me non interessa nemmeno il sesso, cioè a me quello che interessa è l'espressione dell'unicità individuale, che passa necessariamente anche per la sessualità, ma anche se è una scelta di castità. Io, cioè, la filosofia sessuale, il paradosso, è che è il tentativo di superare la sessualità in vista di qualcos'altro che ancora non si è capito bene, nel senso che è una realizzazione creativa. Io credo che ognuno di noi si inventa sessualmente. Per quello dico che io non sono un grande supporter del movimento LGBT, perché quello massifica, non spinge l'individuo a esprimere l'unicità, al contrario la mette dentro uno scatolone, che come effetto positivo è quello che dicevi tu, del trovare un'appartenenza e un luogo in cui non vengo giudicato. Quello negativo è che sì, ho trovato un nuovo gruppo, un nuovo clan, ma ancora ho rimandato a chissà quando, forse a mai, l'espressione dell'unicità individuale. Per me la sessualità è una forma d'arte, è una forma di creatività, non è una cosa data. Non è che la sessualità ci viene data come un impulso animalesco stabilito e quello rimane. In realtà si evolve e lo arricchiamo noi creativamente con i pensieri, le esperienze. Quindi è una cosa molto più ampia di dire che il sesso è importante o che appunto siamo liberi oggi. È più ambigua, è più sfumata. Io, la mia posizione è quella dell'unicità individuale, di cui la sessualità è un'espressione fondamentale, ma appunto com'è fondamentale un'espressione artistica o un'espressione filosofica o anche un contatto col divino, sono tutte dimensioni della stessa energia.
Sì, e tu questo sei stato molto chiaro anche nella prima seduta in cui dicevi a me attirano i due opposti dello spectrum, non avevi usato il termine castità, avevi detto il Ascesi. misticismo, Ah. l'ascesi, il misticismo e il completamento dell'unicità della predilezione sessuale personale. Non è un caso che infatti le due vie spirituali, la via asciutta e la via umida, sono la via dell'ascesi e la via della magia sessuale. Quindi dimostra che, essendo lo scopo, il raggiungimento col divino, che è la nostra unicità per chi è ateo, se no è anche il raggiungimento di una dimensione trascendente, si raggiunge proprio attraverso queste due vie apparentemente opposte. È la via di mezzo che è una via di stasi evolutiva, è una via di standard sociali a cui uno aderisce, ma non c'è un superamento. Invece sia la filosofia sessuale sia la mistica stanno cercando un superamento di una situazione di base in vista di un'apertura a un flusso in qualche modo, no? Come questi incontri che facciamo qua con te. È una scelta quella di non avere una scaletta, perché se noi mettiamo una scaletta, il flusso non scorre. Se noi invece ci abbandoniamo al flusso, però allo stesso tempo controllando, è come stare a cavallo, ma il cavallo, anziché essere un cavallo imbizzarrito, è un cavallo perfettamente addestrato e che noi quindi quando cavalchiamo, siamo in controllo. Cioè è l'unione di due cose. Da una parte c'è una forza animalesca, da una parte c'è uno stato mentale che gestisce questa forza e la indirizza precisamente verso un obiettivo. Quindi, come al solito, anche qui è l'equilibrio di due opposti. E poi Jung diceva che il divino, se dobbiamo azzardare una definizione, il divino è l'unione degli opposti. Alla luce di questo che hai detto, come possiamo fare un reframe di quell'accenno fatto nella prima puntata in cui si parlava di quegli orgasmi memorabili che servono da depurazione? Alla luce appunto del fatto che dicevi, per alcuni la filosofia sessuale si manifesta nella castità. Quindi loro, magari quegli orgasmi memorabili, non ne avranno bisogno? Saranno state quelle visioni mistiche, come tanti santi hanno avuto delle visioni mistiche, mo non so, sicuramente sbaglio, Madre Teresa si è sentita trafitta dalla freccia di un angelo. Quella è la trasposizione a un livello sublime, celestiale, di un rapporto sessuale, di un'unione sessuale con Dio, solo che è talmente trascesa e sublimata che diventa una fusione con Dio. Anche per quello tanti mistici usano termini proprio come una storia d'amore. Io ho conosciuto anche un mistico, un semplice prete, diciamo, che vive in un monastero e lui scrive poesie e lui mi ha regalato un suo libretto di poesie. E in queste poesie sembra che lui ha vissuto una storia d'amore con Dio, ma tipo un fidanzamento. Lui non dimenticherà mai lo sguardo che Dio ha posato su di lui quel tale giorno, e quel solo sguardo che ha ricevuto quel solo giorno gli ha cambiato la vita. E lui dice che lo aspetta, che Dio gli fa visita, come una donna innamorata aspetta che l'uomo passa, senza sapere neanche se passerà. Anzi, in realtà è passata una volta sola, ma quella sola volta è stata talmente bruciante che basta per tutta una vita. Quindi è questo, secondo me. Loro in realtà ognuno vive a livelli diversi delle esperienze che noi speriamo che ci portino al di là. È questo superamento che a me interessa, che ci si arrivi tramite l'attività sessuale o la rinuncia sessuale o un mix di entrambe le cose, perché poi il destino individuale è indefinibile, è imprevedibile. Questo non si sa. L'unica cosa che non mi attira
è uno standard sociale, diciamo, consigliato, un libretto burocratico di istruzioni che a che mi serve? A entrare nel mondo, vivere nel mondo, ma io desidero conoscere qualcosa che al di là di una soglia che non si sa dov'è, non si sa come superarla, non ci sono istruzioni. Forse se l'individuo va fino in fondo per la sua strada, un giorno supera questa soglia e accade qualcosa. E questo qualcosa rimane comunque sempre indefinibile, ineffabile. La razionalità lo capirà sempre parzialmente. Tornando a Bertolucci, ti va di parlare del tuo articolo? Perché abbiamo accennato a un film di Bertolucci, Ultimo Tango a Parigi. Sì. Ti attira un accenno magari ad altri film? Sì, cioè alla fine anche quello appunto è il modo in cui io penso che l'uomo Bertolucci ha bisogno di vivere la sua sessualità, al di là dei rapporti che avrà avuto con le donne, con la moglie, eccetera, aveva anche il bisogno di dare forma estetica alle sue fantasie. Non era un mestiere che lui per sbarcare il lunario e per mangiare... No, quella è un'esigenza più profonda, più intima. Non è un caso che, come appunto tu avevi detto, l'ha inserita in tutta la sua opera. Ci sono film in cui l'aspetto erotico è quello principale, tipo Ultimo Tango. Ci sono film in cui è minore, però sempre molto presente. E comunque, anche in quei film in cui le sequenze erotiche magari sono 2, 3 o 4, sono sempre stupende. E almeno io ho la percezione che per Bertolucci sono il clou del film. Anche se lui ti crea tutta una mega storia con personaggi, alla fine è come se lui volesse realizzare una fantasia sessuale e la inserisce all'interno di un film e così ci crea anche un'opera d'arte. Però il motivo pulsionale profondo era vivere quella fantasia. Questa è la mia teoria su Bertolucci, ma puntualmente le sue scene erotiche sono di una tale bellezza estetica, ma anche mentale, che mi viene da dire che lui dà il massimo in quel momento là. Alla fine anche per noi, no? Il momento dell'orgasmo è il momento memorabile della giornata, della vita, è un apice, è un climax, no? Quindi anche nel momento dell'arte, lì accade qualcosa, è sempre un superamento. Cioè io non credo che l'orgasmo sia solo piacere, anche se basterebbe, perché lo scopo è quello. L'orgasmo è una liberazione energetica tout court. Cioè, per esempio, Reich, che è stato un discepolo di Freud, lui ha impostato tutta la sua filosofia sull'orgasmo, ma non lo vedeva solo appunto come un'attività piacevole, lo vedeva come la liberazione delle energie tout court. Totalmente. Lui diceva, tu puoi avere anche un orgasmo, ma se la scarica orgasmica non è stata di un certo livello di intensità, in realtà le tue tensioni non sei riuscito a scioglierle. Quindi è come se non l'hai avuto. Mentre invece altri orgasmi sono così intensi che quasi ci cambiano come persone, perché ci mettono, è come se buttano giù una diga. È come un mini Big Bang, un orgasmo. Butta giù una diga e da quel momento in poi tu disponi di un'energia che prima la avevi ma non riuscivi a utilizzarla. È come se era bloccata. Alcuni orgasmi buttano giù delle dighe e da quel momento tu sei in possesso di tutta la tua energia. Prima di quel momento ne usavi, non lo so, il 50, il 60%. Quindi è come se è questo quello che si nasconde, secondo me, dietro all'orgasmo. Questo abbattimento costante di dighe, come se ci fosse una crisalide da spaccare per volare. Quindi questo
È una cosa che mi affascina dell'aspetto sessuale. Sono sicuro che pure su questo ci potrebbe essere il corrispettivo per un mistico. Sì, sicuramente non è necessario, ecco, non è necessario, non credo ci sia una via, probabilmente le conclusioni a cui io sono giunto sono conclusioni scaturite da un percorso mio personale. Magari sarei arrivato alle stesse conclusioni allevando animali, oppure viaggiando, oppure facendo semplicemente il mio lavoro. È sempre quell'idea di rottura, di superamento di un limite. E all'improvviso, finalmente sei in controllo. Mi viene da fare una, siccome è stato molto interessante quella la citazione di Hesse che per ogni verità è vero anche il suo contrario, Sì. alla luce di quella iniziale analisi che facevamo su società, magari più tra che facevo magari più io, su società tradizionali, magari poi il popolo magari anglosassone. È la sua spinta nella frontiera dell'individualismo, no? Sì. Viene in mente che proprio appunto il pensiero occidentale di cui magari il popolo anglosassone sono l'estrema, la frontiera più estrema, tende sempre a voler buttare giù i paletti, qualsiasi paletti si possano frapporre all'individualità. E poi nella sua versione marxista a creare, proprio a legiferare, fare proprio legislazioni che proteggano, appunto, poi qua andiamo appunto su tutta la versione appunto di stampo marxista di protezione delle minoranze, prima parlavamo pure di no, e quindi le puoi proteggere solamente se gli dai un nome, si creano i gruppi che rappresentano certe minoranze etniche, sessuali, eccetera. Tornando all'esempio in cui tu mi dicevi, quando parlo con magari nel mio universo sociale locale di filosofia sessuale, vedo che magari o c'è imbarazzo o comunque è un tema ostico o comunque per varie ragioni la cosa non decolla. Qua mi ritrovo a fare una considerazione mia personale, no? Anche se c'è del provincialismo, no? Magari, come uno dei tanti motivi per cui le persone che magari a cui l'hai proposto hanno reagito in quel modo, alla fine, pure no, se io guardo nella versione di Londra più moderna, più di frontiera dell'individualismo, pure Sì. lì si acquistano certe cose e se ne perdono altre. Sì, ho capito. Questo spirito occidentale sempre di ah, questo è provinciale, questo è narrow-minded, no? Buttiamo giù paletti, li buttiamo giù altri paletti. Non vorrei scadere nel relativismo, come a dire, no? Però forse più che relativismo mi fa pensare quanto sia vano questo impulso occidentale. In questo momento vedo quanto sia vano, Ok, che intendi per vano? che alla fine Non ci sono dei valori? quello che si raggiunge non è necessariamente migliore di quello che si è perso, non Ah, sì. peggio, non necessariamente peggiore, ma neanche necessariamente migliore. Sì, infatti io non ho una prospettiva sociale, nel senso che c'è un po' la teoria dell'individuo assoluto di Stirner. Nel momento in cui poni la creatività come scopo supremo della vita, è chiaro che conta più quello che scaturisce da dentro
che quello che accade fuori. Quindi questa è una mia tendenza caratteriale. Per me la creatività è lo scopo finale, in quanto espressione dell'unicità individuale. Basta, quindi se fuori c'è i cavernicoli, quelli sulle astronavi, cioè per me è uguale. Per quello anche la sessualità la metto nel mondo del creare, perché è quello, è vivere un rapporto con la propria creatività il più possibile quotidiano, e quella è la felicità. Cioè la felicità è creare, che poi si crei uno scritto di filosofia sessuale, o una nuova teoria psicanalitica, o un nuovo assetto governativo, o un nuovo piatto gourmet, sono tutte cose bellissime, finché c'è la creatività e non hai nemmeno un criterio generale, perché ognuno è chiamato a creare una cosa unica, quindi le mie teorie sessuali, che siano inutili, io lo so, sono utili per me. Cioè è la gioia di vedere la sessualità e la vita da una certa angolazione. Questo è, non è una necessità o una verità. È semplicemente il mondo all'interno del quale io sono felice. Vedere il mondo con quegli occhiali a me rende felice, ma soprattutto mi mette in moto la creatività, mi permette di scrivere. È come se uno in qualche modo crea un universo parallelo all'interno del quale vive. Non è l'universo condiviso, quello sociale, è un universo interiore. Il mio, casualmente, è quello della filosofia sessuale, ma avrebbe potuto essere quello della cucina, o della meccanica, o della politica, o della religione. Quindi non faccio gerarchie e non parlo nemmeno di verità, parlo di verità soggettive, che più che altro sono modi di vedere le cose. A me piace questo. Mi piace guardare il mondo con gli occhiali della filosofia sessuale, ma ripeto, uno che ama i cani o ama, non lo so, i viaggi, è bello che lui segua fino in fondo la sua passione. Io la mia la seguo già da 13 anni, come letture, come scrittura, come pensieri, come dialogo. Questo è secondo me. Per quello io dico, qua non è quello che conta, non è nemmeno il sesso. Quello che conta è l'espressione dell'unicità individuale. Questa cosa ormai la ripeto tipo mantra, però effettivamente è l'unico valore, o comunque il valore supremo che io conosco. Non conosco un valore più grande di questo. Non è un caso che è scritto da qualche parte che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, e Dio è creatore. Quindi secondo me il divino nell'uomo è il creare. E io sono semplice, cioè c'ho un valore che però è un valore assoluto a cui si dedica tutto. Per quello secondo me siamo tutti artisti, e non è che ci sono, quello è un artista, siamo tutti artisti. Se qualcuno per motivi di educazione, di esperienze, ha soffocato la sua creatività, è un peccato, ma siamo tutti artisti. E non lo dico per buonismo, lo dico perché è la natura umana. L'essere umano è un artista, non alcuni individui avranno uno speciale talento. È ovvio che non è che Leonardo da Vinci è uguale a... Sì, esatto, qualcuno avrà un talento maggiore, alcuni hanno del genio, ma che siamo tutti artisti è un fatto umano. Per quello dicevo prima che anche la sessualità noi la creiamo. Il nostro orientamento sessuale non è una parola, un'etichetta, è un qualcosa di creato da noi. Noi siamo chiamati a creare noi stessi. Ci viene dato dalla pancia materna un corpo, no? Una mente. Ma il bello dell'avventura individuale è creare noi stessi, in qualche modo, no? Che è manifestare l'unicità. Quindi la creatività è a tutti i livelli, non è solo quando uno poi crea un oggetto artistico. E anche nella vita, negli atteggiamenti, nelle parole. Questa è la felicità per me. Ed è una cosa semplice perché è gratis, è solo un modo di essere. Non è una felicità che dipende da qualcosa che è accaduto, o da un'altra persona, o da un oggetto. È una felicità autoprodotta. Quando un pittore la mattina si alza e ha la gioia di dire adesso vado in studio, che bello. Che cosa c'è di più bello e allo stesso tempo così accessibile?
perché ha il controllo, è lui stesso. Non è una cosa che dice spero che oggi mi accada una cosa positiva, è lui che prende e va in studio e se sporca di colori e se la gode e lo può fare tutti i giorni. Così. Sì, è proprio ironico che oramai sono ossessionato stamattina dalle mie riflessioni sullo spirito occidentale, no? Che guardandoci sempre all'esterno, alla società, è quello che pensano gli altri, e quelli sono i trend, e voler riconosciuta la propria nostra individualità, in realtà facciamo il contrario. Io non credo che c'è questa dicotomia. In realtà, se tu vedi all'esterno, oggi soprattutto, per esempio, prendi YouTube, no? Io uso molto YouTube negli ultimi anni, lo uso più della televisione, anzi, la televisione non la uso più, o vedo un film. Cioè, su YouTube tu vedi continuamente persone che esprimono la loro unicità. Ci sono bassisti che suonano il basso, perché io sono bassista, quindi vedo spesso video di bassisti che condividono dei pezzi storici, ti parlano del grande bassista, oppure vedi il video di cucina di quello che ha creato il suo nuovo piatto, oppure vedi quello solo che è un gamer, no? Che gioca al videogioco, ma solo nel suo modo di parlartene ha creato il suo piccolo brand. Quindi in realtà io vedo che come l'omologazione c'è e ci sarà sempre, c'è anche un'esplosione di questa unicità. È solo un fatto di focalizzarsi su quello che a uno interessa. A me interessa la creatività, quindi a me sentire dibattiti politici non ci perdo nemmeno un minuto all'anno, forse un minuto a decennio è il massimo che posso dedicare alla politica. Invece tutte le forme di creatività sono ben accette, cioè sarebbe ben accetta anche una forma di creatività politica, nel senso che uno se ne esce con una nuova formula di aggregamento sociale. Quindi questo è, non è vero, non è che non è vero, non condivido che se uno si guarda fuori poi nella società percepisce il contrario. Spesso sì, ma è anche vero che molte persone oggi, molto più che magari ai tempi dei nostri genitori, fanno lavori creativi e ci vivono pure. Io penso, che ne so, nel 45 chi viveva facendo l'artista erano, non lo so, il 3% della popolazione. Adesso credo che sono molti di più. Quindi anche solo YouTube è un po' un mega calderone di tutte queste proposte creative che spaziano appunto dalla musica alla cucina, all'arte, alla critica cinematografica. C'è di tutto, è un'abbondanza. Condivido, sono anch'io, la mia nuova TV negli ultimi 3 anni è stata YouTube. Puoi trovare veramente le tue nicchie con una facilità, scopri delle menti fantastiche, addirittura le massime chicche per me ci sono quando l'algoritmo di YouTube mette insieme un'intervista tra due persone che io stimavo e che addirittura si sono incontrate su Zoom. Sì. Quella è proprio una ciliegina sulla torta. Mettiamola così invece. Io che ovviamente ti conosco da sempre, sì. Mi ricordo che c'era un periodo della tua vita in cui detestavi la società e quindi questo insomma testimoniava che la società aveva un'influenza su di te. Adesso sei in una fase invidiabile, no? So che tu non hai per niente uno spirito da quel punto di vista, se non altro, nel senso, non, come hai detto te prima, se ci sono astronavi, cavernicoli fuori, lascia il tempo che trova. Come sarebbe fantastico se potessi un attimo condividere come hai ottenuto questa trasformazione,
Se per te è una trasformazione, può darsi che per te non lo sia. Sì, io ti rispondo con un aneddoto dedicato al grande Stanley Kubrick. Dice che Kubrick da bambino, alle elementari forse, già, non so se era nemmeno alle medie, arrivava in classe, al compagno di banco gli chiedeva, mi passi i compiti? Il compagno di banco dice, ok, dai, copiali. Il giorno dopo, mi fai copiare i compiti? E vabbè, ti faccio copiare i compiti. Dopo 2 mesi di sta manfrina, il compagno di banco giustamente ha detto, senti, ma i compiti, ma perché te li devo fare io a te? E Kubrick ha detto, perché non mi interessano. Cioè, a me non mi interessa fare i compiti. E a me non mi interessa il mondo. Cioè, a me interessa creare. E questa è la diversità. È che non sono interessato, non è che non lo devo combattere. Se una cosa non mi piace, non me ne interesso, non gli do voce, non mi soffermo su quella cosa. Per quello, secondo me, alla fine il fare è la cosa che ti salva la vita. Perché se tu ti svegli la mattina, che vuoi andare in studio, che hai un quadro in mente o che hai iniziato un quadro il giorno prima, no? Oppure che stai pensando a una nuova serie di opere, ma a te che Renzi sta prendendo il sole in Giamaica, ma che te frega? Cioè non ti interessa, non è che tu sei contro Renzi o a favore di Renzi. Se Renzi esiste o è un cyborg o è un attore cinematografico di Hollywood, non te ne frega niente, perché tu devi andare in studio a finire il quadro. Quindi è il fare che ti salva. È quando tu hai il tuo lavoro, che è la tua passione, si spera, e tutti i giorni sei concentrato su quello. Se poi il tuo lavoro è la politica, parte del tuo lavoro è leggere i quotidiani, vedere qualche video di news, quindi in quel caso coincidono, no? Però secondo me la cosa proprio più liberatoria è dare forma a qualcosa che c'è dentro. Ti permette di staccarti dalle cose. Quindi, no, come dicevi te, non più ostilità verso il fuori, ma disinteresse. Questo mi fa in questo momento mi fa proprio dire, oh, questa rubrica con me e te va continuata, no? Qualsiasi sia la frequenza, perché tu non lo so quanto te ne rendi conto, ma siamo un po' per via della identity politics Trump Brexit, che magari è stata anche causata dall'immigrazione che aveva raggiunto e la globalizzazione che avevano raggiunto dei livelli altissimi. È un po' adesso per il COVID-19, sì. per queste due cose, una politica, l'altra insomma virologica, sì. Politico-economica e virologica, le persone non sono mai state più interessate a ciò che avviene in società di oggi. Allora, quando Corbyn è stato eletto, l'interessamento dei giovani in Inghilterra è stato altissimo, quando era stato eletto insomma 3-4 anni fa al leader del partito Labour. L'accesso alle urne adesso nel Trump Biden di un mese fa è stato il più alto, non mi ricordo, insomma, quasi della storia. In Italia pure, che non siamo in America, tutti sono o pro Biden o pro Trump. Sì. Tutti sono o pro mascherina o pro non mascherina. No, io sono pro mascherina, io sono attento nei protocolli, faccio quello che devo fare per rispetto e prudenza. Detto questo, non mi interessa il Covid. Cioè, io mi metto la mascherina, mi comporto bene, sono attento, sono prudente, e però me ne fotto. Non mi interessa, è un argomento che non affronto, non lo sviscero, non ne parlo. Parlo di filosofia sessuale, di Jung, di arte, di cose belle. È questo il discorso. Non è che io sono né pro né contro. Ma è fantastico questo, è una pensata di aria fresca, è questo che sto dicendo. Il mio obiettivo è il distacco. Quello che è il mio proprio più grande sogno, diciamo, è il distacco dalle cose.
non è né essere a favore né contro, perché in quel caso tu non sei distaccato manco per niente. Se sei a favore, sei mega fomentato nel proporre quella cosa e dire quanto è bella. Se sei contro, proprio cosa pessima, perché a che serve essere contro quando te ne puoi tranquillamente disinteressare? Io da metà ottobre ai primi di novembre ho scritto 4 opere diverse in un così, in una esplosione creativa che non mi veniva da più di un anno, e fidati che non avevo tempo di pensare alle cose a cui di solito già non le pensavo quando ero senza fare niente, e quando in più sono anche preso da un nuovo progetto, anche questa è una cosa bella che per me ha un significato di comunicazione, perché io comunque, essendo un eremita volontario, mi piace molto. Io non, come si dice, non è che io sono un eremita perché non mi piace comunicare, io adoro comunicare, ma solo in un contesto in cui si può comunicare a un livello bello profondo. Se devo dire cose così, insomma, come tu dicevi, scratch the surface, allora sto zitto, cioè non, anche lì semplicemente cambio luogo. Però io non sono una persona realizzata o felice, io sono una persona che si sta ricavando il suo spazio e che a me mi interessa creare. Se la mia vita è infelice o tribolata o tormentata oppure felice, mi interessa relativamente, a me interessa più creare. Cioè, quando io non ci sarò più, tocchiamo legno, ferro e le varie materie fisiche, quando io non ci sarò più rimarranno le mie opere. Quindi che Mauro Coni in vita sia stato felice o infelice, pro Biden o pro Covid, non rimarrà nulla, rimarranno le mie opere, quindi io lavoro alle mie opere. Questa è la mia visione. Un artista pensa solo a cosa lascerà, ma io penso un essere umano pensa alla traccia che sta lasciando, perché la vita ha una durata limitata, quindi contano solo le opere d'arte. Cioè, non mi ritengo una persona saggia, anzi non sono saggio per niente, non sono nemmeno una persona equilibrata, io sono una persona creativa, questo mi interessa. E sono creativo sempre, non ho mai avuto fasi di stanca, tranne quando ero io che volevo riposare la mente in modo da creare in futuro. Quindi per me mantenermi sempre creativo è lo scopo finale, non è nemmeno la felicità, non è nemmeno il sesso, è la creatività continua. Cioè, questa è un dono che riceviamo. Noi riceviamo il dono della creatività. Non è un talento, una saggezza, è un dono. È un dono che abbiamo tutti. Ognuno poi si dedica a quel settore che gli innesca la voglia di creare. Quindi non c'è tanto da capire qual è la via, tanto quanto creare la propria via. Tutte le persone, diciamo così, di successo hanno fatto questo, hanno creato qualcosa di nuovo che è diventato il loro lavoro. Magari, dato che tu hai detto di riproporre la rubrica, la prossima volta, oggi siamo andati molto sul così sul generale, la prossima volta andremo più sullo specifico e così vedremo. Cioè, la bellezza è la mia strada, è la mia storia. Cioè, io non sono in possesso di nessuna verità, tranne che finalmente ho una storia che, ispirandomi alla quale, posso creare delle opere che siano veramente mie personali e uniche. Questo è forse l'unica cosa che io ho ottenuto che non avevo fino a poco tempo fa. Ho una storia dietro di me, ho un'esperienza. È da lì che scaturisce poi la creatività, dalla propria storia personale. Perché se uno riflette così in astratto, dice: ma in che senso io sono unico? Vedrai che rimarrà molto sul vago. Se invece uno ripercorre all'indietro la propria vita, in quel viaggio, in quel film, in quel percorso, troverà gli ingredienti per la creatività. Per quello io ti dico
che preferisco, oggi mi è piaciuto fare questo discorso generale, però preferisco parlare della filosofia sessuale, perché in qualche modo parlo della mia storia, parlo di quello che io creo, e quello è concreto. Lì c'è la testimonianza che è successo qualcosa di particolare nella mia vita. Questi sono discorsi un po' alla guru mistico, ma non è quello che mi interessa. Io quando scrivo non scrivo tutti questi discorsi, quanto è bella l'arte, quanto è bello Dio, la società non mi interessa. Scrivo di quello che è il mio specifico. Come tu sei uno psicologo, ed è giusto che, secondo me, anziché disperderti in politica, letteratura, ti focalizzi al 1000% sul tuo specifico psicologico, fino a che uno mette a punto un modo di fare la sua cosa che è unico. Quello è lo scopo. Non c'è uno scopo, perché poi c'è l'emulazione. È proprio dar vita a un modo di fare le cose. Quindi io nella prossima volta che ci vedremo, se ci vedremo, vorrei parlare più nello specifico, dopo queste introduzioni, di qualcosa che in realtà sono solo il simbolo di un qualcosa di scelto, ecco. Con grande piacere. Sì, infatti mi hai preceduto con questa, adesso ci avviamo appunto alla conclusione, ai saluti, mi hai preceduto con questa, con questo tuo riassunto di oggi. Infatti io stavo quasi per dire, no? Che non sono stato empatico, perché non avevo magari oggi la... sentivo questo impulso a portare me stesso nel dialogo, e quindi magari uno quando porta se stesso porta proprio l'opposto che hai rispetto all'interlocutore, no? E magari la parte più opposta che io ho rispetto a te è il fatto che mi sono interessato di società molto e di trend molto. So, però purtroppo io poi non sono nemmeno l'interlocutore giusto, perché uno, non ho proprio una conoscenza di materia politica e della società, e quindi non ho proprio nemmeno modo di dire, non ho nemmeno un'opinione a riguardo, perché non sono informato. Quindi sarebbe bello che in questo contesto non c'è un'opposizione, al contrario c'è di dire, ok, questo mondo io di solito non lo frequento, ma che cosa questo mondo può dire di me? Cioè, se è una cosa che scaturisce da me, che a te non riguarda, ovviamente l'interesse tuo sarà limitato, se non zero. Se invece tu percepisci che all'interno della mia disciplina c'è qualcosa che riguarda te, a quel punto tu sei dentro il discorso a livello personale, rimanendo però nell'argomento mio. Quindi è un'unione, non è un'opposizione. È un'unione. È come dire, Francesco, in che modo viene chiamato in causa dalla filosofia sessuale? È quello, secondo me, il filone aurifero che troveremo. E lì è l'unione, come tu sei partito, siamo partiti dalla fusione, dall'osmosi, no? Questa è una forma d'osmosi. Non è una contrapposizione alla filosofia sessuale, è un cercare di dire in che modo la filosofia sessuale riguarda anche me, è perché io la vedo così. Se la filosofia sessuale non fosse un tema universale, a me non interesserebbe. Se fosse un interesse mio di nicchia, che non ha dentro qualcosa che riguarda tutti dal primo all'ultimo, a me non interesserebbe. E quello è il bello, c'è un qualcosa di universale nella sessualità, un qualcosa di orizzontale che riguarda tutti. Penso che possiamo concluderla così, e poi ovviamente dietro le quinte noi possiamo organizzarci per l'eventuale prossima puntata. Sì. Un grandissimo grazie, un abbraccio, Mauro Coni. Grazie Francesco per l'invito, un bacio a tutti,
Ciao. Ciao Mauro, Ciao. buona giornata, a presto, alla Ciao anche prossima. a voi, ciao. Grazie. Grazie a voi.